Ricordati, Padre, della tua misericordia, santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo tuo Figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meravigliarono di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiudevano la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo perduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiustizia sentenza fu tolto di mezzo. Chi affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percorso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione. Vedrà una discendenza vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio l'ha esaltato.
nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda il traditore conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fianco e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: chi cercate? Gli rispose: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: sono io. Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Marco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Allora i soldati con il comandante e le guardie dei Giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: è conveniente che uno solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. La giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello di cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino?
Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condusse poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non t'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato rispose: sono forse io un giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un gigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinarono e dicevano: salve, re dei giudei. E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Come lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie a gridarlo: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove sei? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrato, in ebraico Gabbatà.
Era la prascede della Pasqua. Verso mezzogiorno Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnarono loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti e dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quello che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo la sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù, allora vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela puntarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Ci inginocchiamo e in silenzio adoriamo il Signore, morto in croce per noi. Era il giorno della parascene e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto,
non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche noi, anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E in un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una misura di birra e di alberi. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usavano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Pasquale dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore, lode a te, oh Cristo. Dopo aver ascoltato il racconto così ricco della passione di Gesù secondo l'Evangelista San Giovanni, ci verrebbe quasi da non dire nulla, ci verrebbe da rimanere in silenzio, un silenzio che non serve per così rimurginare quello che abbiamo ascoltato, ma un silenzio utile per entrare in ciò che abbiamo ascoltato. Già lo dicevo domenica scorsa, ascoltando il racconto della passione del Signore, noi è come se entrassi, quasi spinti da quella folla, presi anche noi, fagocitati dalla situazione, anche dal trambusto, da tutto quel movimento che si crea intorno alla persona di Cristo, un movimento quasi vorticoso e che provoca sensazioni diverse e anche risposte diverse. C'è chi lo accusa, c'è chi lo spintona, c'è chi grida crocifiggi, c'è chi lo getta a terra, c'è chi lo conduce al Calvario, c'è chi alza la mano per dare il primo colpo di martello su quelle mani e su quei piedi, per inchiodarle al legno della croce. Ma poi c'è anche chi lo segue. Ci sono i discepoli, ci sono le donne, c'è Giovanni, c'è la Maddalena, c'è soprattutto Maria, la madre, che lo segue lungo tutto il percorso. Il Vangelo non ce lo dice chiaramente, ma dicendoci che Maria era presente, ovviamente ci dice che Maria non era presente solo sul Calvario, non fu portata sul Calvario per una via secondaria,
Maria arriva al Calvario e sta sul Calvario perché ha seguito il Figlio sulla via dolorosa. Si è unita a Lui in tutto e adesso è lì, ferma, quasi come una statua. È molto bello vedere la Madonna ai piedi della croce. Non è disperata, non è gettata a terra, è in piedi, soffre, ma crede, spera, si unisce. Fa sì che quel dolore del Figlio, il dolore per la salvezza del mondo, passi anche attraverso il suo cuore. Condivide. Ed ecco che insieme a Maria ci sono anche quelli che condividono la sofferenza, il dolore per amore. Gesù soffre per amore. Non soffre così. A volte mi sono trovato a parlare con qualcuno che, soprattutto tra i più giovani, chiede, giustamente, ma per salvarci Gesù doveva per forza soffrire così tanto? Perché a volte noi cristiani siamo stati anche accusati di essere troppo attaccati, quasi in maniera cavillosa, alla sofferenza, al dolore di Cristo. Quanto ha sofferto, quanti colpi ha preso, quanto sangue ha versato. Non è questo, carissimi. Noi cristiani abbiamo compreso, o dobbiamo comprendere, la misura dell'amore. Era necessario che il Signore soffrisse così, perché solo in questo modo Egli ci ha dimostrato un amore senza limiti, un amore che eccede, un eccesso di amore, un amore senza nessuna possibilità di essere calcolato. Ecco perché era necessario che soffrisse così. Certo, il Signore ha sofferto tanto perché ci ha amato tanto. E allora, carissimi, davanti alla croce di Cristo, davanti al crocifisso che stasera fra poco sveleremo, mettiamoci con questo atteggiamento, guardandolo diciamo: quanto mi hai amato. Io, tu, il mondo, per me. Ricordiamolo sempre questo. Perché ha sofferto il Signore? Per me, per amore mio. E questo ci riempie il cuore di gioia, di commozione, di amore. Vogliamo rispondere all'amore con il nostro amore. E in che modo noi possiamo unirci all'amore di Cristo? L'abbiamo detto prima, Maria condivide. Noi possiamo e dobbiamo condividere anche la sofferenza di Cristo per amore. E questo lo possiamo fare, vedete, in tanti modi. Innanzitutto attraverso la preghiera, la contemplazione davanti alla croce. Ma da questo poi scaturisce in noi il desiderio di condividere le sofferenze dei fratelli. Dice San Paolo, nella Chiesa, se un membro soffre, tutti soffrono con lui. Per noi cristiani non vale il discorso: beh, tu stai soffrendo, mi dispiace, però il problema è tuo. Io sto bene. No, carissimi,
questo non va. Se soffre lui, soffro io. Farsi compartecipi, che poi è quello che dice l'Apostolo quando dice portare i pesi gli uni degli altri. Il problema di quel papà che ha perso il lavoro o che in questo momento difficile per tutti soffre ancora di più perché rischia davvero di non poter dare neanche il pane per i figli. Quella sofferenza è sua? Sì, è sua, ma deve essere anche mia. La sofferenza di quella vecchietta, di quel vecchietto, che in questo momento sta a casa come tutti, perché dobbiamo stare a casa, ma è da solo. Non ha più il vicinato. È una sofferenza sua? No, è anche mia. La sofferenza di tutti quei nostri fratelli che hanno perso la vita per il virus, tra cui tanti medici, la sofferenza delle loro famiglie, dei loro cari, e soltanto loro, noi qua, grazie a Dio, ancora stiamo meglio, non c'è stata un'ondata di contagio, siamo tutti al sicuro, allora quelli soffrono e noi no. Non è così, carissimi. È sofferenza nostra. Questo significa condividere la sofferenza di Cristo. Perché il Cristo crocifisso che oggi vediamo inchiodato alla croce continua a soffrire in questi nostri fratelli, nei poveri, negli emarginati, nei giovani senza futuro, nei giovani abbandonati a un destino che li porterà su vie di male. Ma è colpa loro, l'hanno voluta loro. La droga è la voluta lui. Il problema è suo, il problema è della mamma. No, il problema è mio. Quella sofferenza, quel dolore di quella mamma che ci fa pensare tanto alla Madonna addolorata, quante mamme addolorate per i figli, quello è un dolore mio, non posso disinteressarmene. E quel carcerato che sta in carcere, ma è colpevole, deve pagare, a noi che ci importa, se lo piangessero i genitori? No, cari, anche se è colpevole, soffre? Soffrono i genitori? Soffro anch'io. Mi faccio vicino, mi faccio compartecipe. Questo significa abbracciare la croce, il crocifisso. Vedete, è troppo facile abbracciare il crocifisso così da un punto di vista della devozione. È bello, certo, ma non deve rimanere qua la devozione. Dobbiamo abbracciare le croci, non solo le nostre, e neanche con rassegnazione, ma con gioia, la gioia dell'amore. Abbracciamo le croci dei fratelli e come Maria stiamo. Uno dice: ma che cosa posso fare per quella situazione, per quest'altra situazione? Io non posso fare niente. Una cosa la possiamo fare tutti. La Madonna sul Calvario non fece niente. Stava. Era presente. Possiamo fare questo. Stare. Farci vicini. Farci presenti. Sicuramente conosciamo persone che in questo momento stanno soffrendo tanto, più di altre. Una telefonata, un messaggio, un dire: io sto come te, con te. Stai sul Calvario? Ci sono anch'io.
non sei solo. E dire a tutti, non temere, il crocifisso è risorto. Gesù è vivo e anche tu, anche noi passeremo dalla notte di questo venerdì al giorno e alla luce della domenica della risurrezione, della gioia, della vita, perché l'amore non muore mai. E se l'amore è morto, perché l'amore per noi è Cristo, l'amore per noi non è un sentimento, l'amore per noi è la persona di Cristo inchiodato sul legno della croce. È morto l'amore, si è lasciato inchiodare l'amore, ma è risorto, perché l'amore è immortale. Tutto passa, solo l'amore non passa mai. E l'amore è Cristo. Più abbracciamo Cristo, più ci lasciamo riempire dal suo amore che scaturisce dalla croce, e più possiamo essere portatori di questo amore agli altri. Perciò, carissimi, adoriamo il Cristo crocifisso. Con Maria sostiamo sul Calvario, ma con Maria e con Cristo abbracciamo le croci di tutti i nostri fratelli, facendoci compartecipi, condividendo, e non per forza, ma per amore. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di rendere gloria a Dio, Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il nostro Vescovo Vito, per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero
popolo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia, tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per i nostri catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale, siamo accolti fra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica Chiesa. Dio onnipotente ed eterno, che riunisci, dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore. Li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano entrare anch'essi nella salvezza. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità camminando alla tua presenza e in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande fra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore
cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza a coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, conforto degli afflitti, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente, perché tutti si rallegrino di aver ricevuto nella loro necessità il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tu nascesti fra braccia amorose.
Vergine Madre Gesù, tu moristi tra braccia pietose di una croce che data ti fu. Ti saluto,
davanti al suo divino insegnamento possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.